So che solitamente mi vedete sempre in cucina, ma spesso ci sono delle cose che vorrei condividere con voi che non richiedono però un fornello e una bilancia da cucina, ma semplicemente le parole. L'argomento di cui voglio parlare oggi è la felicità. So che non è un argomento facile di cui parlare, perché siamo tutti così diversi e penso che ognuno di noi ha una propria concezione e percezione della felicità, ma penso sia importante parlarne soprattutto in questo periodo. Tutto il mondo parla della felicità e dei segreti per essere felici. Basta pensare a ciò che ci circonda. Pensate per esempio alle pubblicità. Nelle pubblicità non c'è ombra di dubbio cosa sia la felicità. Ci danno l'impressione che se possiedi un certo oggetto, se hai un determinato aspetto fisico, allora sarai felice. La felicità, secondo loro, è una condizione, quindi se farai questo, allora sarai felice. Ma anche i social media, penso che siamo un po' tutti d'accordo su quanto siano una realtà ben curata e manipolata, nel senso che ci si focalizza soltanto sui momenti migliori della vita di una persona e si pensa che una persona viva davvero solo quei momenti migliori che sceglie di condividere. Tutti noi scegliamo accuratamente che cosa condividere con gli altri. I nostri stessi contenuti rientrano un po' in questo discorso. E noi condividiamo semplicemente il cibo che mangiamo, ma diciamo che il modo in cui magari impiattiamo il cibo non è proprio il modo in cui io, per esempio, farei se dovessi prepararmi da mangiare quando sono a casa da sola e voglio preparare qualcosa di veloce, perché ovviamente non mi metterei a scegliere in modo proprio accurato tutti i piatti e le ciotoline, gli sfondi su cui scattare le foto, magari i fiori, tutte le decorazioni per rendere la scena un po' invitante e creare atmosfera. Però tutto questo, diciamo, è un modo di dare spazio alla nostra vena artistica e ciò che ci piace fare. Ma questo forse dà l'impressione che il nostro cibo ha sempre questo aspetto ogni volta che mangiamo. E non è così, ovviamente. Bisogna ricordare sempre il concetto dell'aspettativa è realtà. E la stessa cosa vale anche quando scorriamo sulle varie piattaforme social, quindi vediamo tutte queste persone che sembra stiano vivendo la loro vita al massimo e che sono perennemente felici, hanno capito tutto nella vita e sono più avanti di tutti. E in quel momento pensiamo, forse se cominciassi a fare ciò che fanno loro, allora sarei felice anche io. Se magari cominciassi a vestirmi in quel modo, a indossare quei gioielli, allora sarei felice. Oppure, se trovassi un fidanzato, una fidanzata come lui o lei, allora sì che sarei felice. Se avessi i capelli o il fisico come lei, allora sarei sicuramente felice. Questo è un gioco che facciamo continuamente, ma che non vinciamo mai e mai vinceremo. Ed è il gioco del se farò questo, allora sarò felice. Se perdo questi 2 chili di troppo, allora sono felice. Io stessa pensavo, se avessi i capelli mossi sarei la ragazza più felice al mondo, se cambiassi paese sarei felice e starei bene. Ma c'è una frase di un filosofo in particolare che mi ha colpita e che secondo me riassume perfettamente questo gioco mentale. E la frase è questa: niente è sufficiente per chi il sufficiente è poco. Ed è proprio vero. Chi non riesce mai ad essere felice e sereno, probabilmente non lo sarà mai, perché nulla sarà mai abbastanza per soddisfare quel bisogno di avere sempre più cose. Io non so cosa sia la felicità per definizione, penso che ognuno abbia la propria definizione, ma so che cosa non è la felicità e so che questo gioco mentale a lungo andare può diventare tossico nella nostra mente. E so anche che questo gioco non corrisponde alla mia idea di felicità. Prima di tutto perché, pensando in questo modo, noi crediamo che la felicità sia un risultato di una cosa che dobbiamo assolutamente fare e che la felicità è solo per coloro che fanno una determinata cosa per raggiungerla, ma non è così, secondo me. La felicità è uno stato che possiamo raggiungere in ogni momento, pensateci. Ora, magari mettiamo caso che facciamo davvero tutte le cose, quindi che compriamo tutti i vestiti che vogliamo, cambiamo il nostro look, cambiamo il colore dei capelli, cambiamo anche paese magari, oppure troviamo il fidanzato, la fidanzata. E poi che cosa succede?
perché per quanto mi riguarda c'è sempre qualcos'altro. Si aggiunge sempre, diciamo, uno scalino in più, l'aspettativa si alza e questa scala per raggiungere la felicità diventa sempre, sempre più alta e difficile da salire. Quindi che cosa possiamo fare per evitare di magari entrare in questo gioco vizioso, in questo circolo vizioso infinito? Innanzitutto accorgiti di questi pensieri e bloccali subito, quindi se ti ritrovi in questo gioco mentale del se farò così allora sarò felice, ricordati che sì, è giusto avere dei sogni e desideri, ma che raggiungerli, insomma, non è detto che ti garantisca la felicità. Anche altre cose possono portarti felicità. E appena te ne accorgi di ciò che stai pensando, e se anche tu ti immedesimi in quest'idea del se farò così, solo allora sarò felice, allora magari fermati un secondo e cerca di cambiare la direzione dei tuoi pensieri. Pensa magari a tutte le cose che hai già, quindi sii grata o grato di ciò che hai, di ciò che hai già nella tua vita. Magari vivi in una certa città o magari vivi in campagna. Pensa alle persone che conosci, ai tuoi amici, alla famiglia, alla casa in cui vivi. Devi essere grata o grato per ciò che hai già. Penso che quando ci concentriamo sui desideri e sul pensiero se avrò questo, solo allora sarò felice, noi ci concentriamo su tutto ciò che ci manca. Quando invece ringraziamo, siamo grati per ciò che abbiamo già, ok? Quindi pensaci anche, magari tutto ciò che hai tu nella tua vita potrebbe essere ciò che un'altra persona vorrebbe. E quindi questo è anche un motivo in più per sentirti fortunata o fortunato ed essere grata o grato per ciò che hai già nella tua vita. Quindi magari non hai il fidanzato o la fidanzata che vorresti, ma hai la famiglia e gli amici che ti sostengono. Io sono tra questi, anche se non ci conosciamo personalmente, ma questo è anche il bello del mondo online, no? Magari non hai il fisico che vorresti, ma comunque hai la libertà di scegliere uno stile di vita sano, puoi migliorare la tua alimentazione e quindi migliorarti. Il punto di tutto questo è focalizzarsi su ciò che si ha e non su ciò che manca. Io penso sia importante anche precisare che, al contrario magari di ciò che le pubblicità o la maggior parte delle persone, pensiamo magari sui social media, ci fanno credere, non dobbiamo vivere per forza in uno stato perenne di felicità e poi invece sentirci in colpa quando non lo siamo. E questo succede spesso, penso a tutti di noi. In fondo, pensateci, siamo umani e quindi abbiamo uno spettro molto vasto di emozioni, quindi secondo me non sarebbe naturale scegliere alcune ed evitarne invece altre. E quindi pensare che se non siamo i migliori, se non siamo i più forti e felici, è la versione migliore di noi stessi sempre, in qualsiasi momento, allora abbiamo fallito. Ci sentiamo in colpa perché abbiamo alti e bassi, ma questo è normale, fa parte di noi e della nostra crescita. E i momenti bassi, secondo me, ci fanno crescere ed apprezzare anche i momenti alti. Quindi per riassumere, se dovessi definire la felicità, allora sicuramente direi che è un qualcosa di molto molto complesso e sicuramente difficile da esplorare, proprio perché è così vasto e diverso per tutti noi. Ma una cosa che abbiamo tutti in comune è che cerchiamo sempre di raggiungere questo stato d'animo. E penso che un modo per raggiungerlo sia innanzitutto, come ho detto anche prima, essere grati per ciò che abbiamo invece di concentrarci su ciò che ci manca. E dobbiamo capire che appunto siamo esseri umani ed è normale non sentirsi sempre felici. L'importante è non sentirsi in colpa. E ora facciamo un bel gioco. Nei commenti io vi scriverò tre cose di cui sono grata e voglio che voi facciate la stessa cosa. E poi scrivetemi anche se questa tipologia di video vi piace, magari potrebbe nascere, non so, una bella rubrica su argomenti simili per nutrire appunto non solo il nostro corpo ma anche la nostra mente. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e se non siete ancora iscritti al nostro canale potete farlo cliccando sul pulsante qui sotto e vi aspetto nel prossimo video. Un bacio a tutti!